danno zappate la stazione, hanno scurdato la stazione, come ha detto già nel 2014 una nostra collega. Onda TG è stata una delle poche realtà che ieri ha ricordato il bombardamento alla stazione ferroviaria del 27 agosto 1943. Il comune di Sulmona l'ha fatto solo con un post su Facebook e quanti si aspettavano una cerimonia ufficiale nei pressi della stazione sono rimasti delusi. Solo qualche anziano combattente, qualche partigiano e qualche ufficiale attempato militare sono passati alla stazione di Sulmona per ricordare e lasciare un segno di pace su quella lapide. E mentre divampa la polemica, noi abbiamo raccolto le testimonianze di qualche sopravvissuto, di chi quel terribile giorno aveva sì e no una decina d'anni. Ieri ragazzini pure, a Rivetta Ecche, i marciapiedi tedeschi, senza scarpe, scavare la gente che stava sotto. Infatti, ma come si fa? I tengo scavo, mi rompo i piedi pure io. All'Arco Mazzara, dal barone, si vedevano che gli apparecchi che bombardavano la stazione. Tre bombe l'avevo detto. Tre bombe. Però me l'hanno raccontato mille volte, e per cui per me è un film. E io praticamente ho scritto pure un piccolo raccontino, come se fosse un'intervista fatta a mia madre per farmi raccontare quell'episodio. Da dimenticare. Che purtroppo... Poi terribile, io avevo 7 anni e stavo davanti a casa, vicino alla stazione, a giocare con gli altri bambini, fratelli, cugini. E suonò l'allarme, però nessuno gli ha dato retta, perché suonava sempre. Se non che dopo un po' vedemmo arrivare gli aerei e tentammo di scappare sotto la galleria, quella che porta la ferrovia che va verso Roma. Però non ci siamo riusciti perché lungo la strada cadde una bomba vicina che ammazzò 7 persone, miei fratelli, cugine, le zie. Davanti a me, io avevo 7 anni, mi ricordo come se fosse adesso. Una cosa terribile. La guerra è sempre terribile.